come noi giovani o comunque come noi persone di 20, 25, 26 anni, giù di lì, percepiamo o viviamo questo argomento ora, oggi, nel momento attuale. E almeno per me è stata una cosa estremamente poco vissuta. È come se fosse vissuta come una cosa che a livello anche mediatico poteva essere messa da parte. Cioè, nel senso, il grande focus su cui si pensa e si ricorda il 2001, ovviamente, è la caduta delle Torri Gemelle. Per noi è un racconto lontano. È un racconto lontano anche a livello emotivo. Nonostante magari certe situazioni, che sono le situazioni che viviamo oggigiorno, le situazioni contestuali delle scendere in piazza e manifestare, o della paura della violenza, per cui per noi è proprio è un grande vuoto emotivo anche probabilmente. E invece è molto bello sapere e scoprire che addirittura a livello performativo si sono sviluppate degli interventi o delle riflessioni. Allora, tu immagina, no? Noi stavamo in un periodo, quello berlusconiano, in cui c'è i media, insomma, ti raccontavano di un governo in cui andava tutto bene, tutto insieme la tranquillità di quella che doveva essere un'Italietta, per citare Brancati, viene sconvolta dal fatto che a Genova qua succede un massacro per ordine del governo. Nessuna manifestazione è mai sfociata in una violenza del genere. Loro si sono trovati in mezzo a un massacro. Dopodiché nessuno ha più parlato di Genova, nonostante testimoni, giornalisti, pochi giornalisti coraggiosi che da subito raccontavano quello che accadesse, perché politicamente non si poteva dire che era stato dato il mandato ai massacratori di Certo. botte. E quindi hanno cercato di mettere tutta la responsabilità sul Black Bloc, adesso senza giustificare, cioè, il Black Bloc, No, intendiamoci. no. Poi, io insegno storia, che come fa passare un giovane di 18 anni l'idea che la polizia, che poi è quella che tu, noi insegniamo ai ragazzi che devono chiamare se si trovano in difficoltà, Malissimo. è la stessa che può massacrarti di botte se gli arriva l'ordine. A tal proposito mi collego, come avete visto, mi porto, cioè io vado al seguito come assistente. No, perché meno male che sto disegnando, perché sennò sarebbe. Sì, certo. Allora, durante i miei anni di documentazione, proprio c'entra perfettamente con quello che dice, questo vi faccio vedere uno dei vari libri che ora vorrei veramente non avere più. Ecco, si chiama Al di sotto della legge, di Luigi Notari, insieme a Mauro Tafarino. Ed è un libro piccolo, lo leggete anche al mare, quindi dovete solo andare a dicembre adesso. Il libro è scritto a quattro mani e racconta un po' la storia della polizia e di tutto l'intervento che c'è stato dal 1991 al 2000 di rafforzamento e militarizzazione della polizia. La polizia ha avuto una serie di mutazioni e rivoluzioni interne, è stata aggiornata alla americana. Infatti quello di cui si è parlato per gli anni di Genova è stato proprio quello che di Gennaro, che adesso è il capo di Leonardo, che è l'ex team meccanica, ai tempi era il capo della polizia, lui militarizzò la polizia italiana proprio come corsi di aggiornamento e a Genova confluirono una serie di addestratori militari per addestrare le forze dell'ordine. E quindi praticamente si è militarizzato di brutto, cioè per la soppressione vera. Volevo dire la mia, al contrario di Veronica, ma credo che sia più che altro un'appartenenza familiare. Ho sentito dai racconti dei miei, cioè mia madre e mio padre stavano cercando mia sorella, che doveva essere in teoria nella palestra, nello stadio, lì cos'era. Sì, ma prima era nel primo spezzone, quello che ho fatto accanto bellissimamente. Tra l'altro, assurdo come io abbia sentito raccontare questa storia di inseguimento e ricerca, ma non abbia mai sentito raccontare da mia sorella. Ma per curiosità, veramente cosa non ti ha mai più detto niente? Se l'è tenuto pure lei? Sì, non me ne ha mai parlato. Neanche no. Cioè, so cos'è successo, ma da mia madre. Nel senso che lei sarà. Cioè, mi ricordo questa cosa che mi è rimasta questa immagine. Di lei che scappava cercando il suo fidanzatino dell'epoca, così, e si era nascosta,
nelle cabine dei bagni, cioè tipo sulla spiaggia, e tipica scena da film horror con i poliziotti che davano i calci alle varie cabine per aprirle. Lei tipo lì, non adesso, non adesso, e che poi si sono girate e hanno inseguito nell'acqua 4-5 ragazze che scappavano e le hanno menati nell'acqua. Cioè tutte cose abbastanza di fughe, quasi una situazione mitologica. Vabbè. Quindi anche tu alla fine vedi che comunque è un argomento mitizzato, perché è talmente assurdo che poi hai il quadruplo della risonanza, un po' perché è diventato per tutti un argomento quasi da palote. Secondo me, per rielaborare grandi traumi, il mito rimane l'unico modo per poterli elaborare. Cioè se tu li tieni troppo vicino a te, non li rendi una narrazione mitologica, secondo me ti uccido. Infatti un botto di gente c'è anche rimasta psicologicamente. Però nell'oggi, cioè, il mito va bene che serve, però il racconto fatto mitizzato è molto un racconto da falò. I nonni che hanno fatto la seconda guerra mondiale ti raccontano le storie nello stesso modo, no? È mitologia, cioè narrazione attorno al falò, ma è anche mitologia, cioè. Lontanissima, però, dal punto di vista, diciamo, storico, quello lì è molto più lontano. Avete fatto caso che voi ci siete arrivati grandi, nessuno ve la racconta. Hanno fatto in modo che non ne sapeste niente, e quella è la cosa drammatica. Che voi la sentite più lontani, perché della seconda mondiale i nonni, i bisnonni, giustamente, come diceva l'altra ragazza, la raccontano, la mitizzano, ognuno perché ne ha preso parte, e quindi rimane un po' nella memoria collettiva e la sentite un po' vostra. Posso fare ancora un passo in questo, cioè nel senso, allora, mi chiedo quanto quel fatto in Italia abbia partecipato alla nostra depoliticizzazione, e quanto quel fatto abbia influenzato una generazione quale la mia, che era lì perché io facevo prima superiore, ero nella età della ragione, però, cioè, scusate, la dico male, non potevo salire su un treno e andare, cioè avevo 15 anni. No, però quelle sono fasi molto sensibili per un adolescente. Se io all'epoca, oltre ad ascoltare Sepultura, avessi anche, come dire, ha avuto la tua generazione che, come dire, mi spingeva in una certa direzione, saremmo cresciuti in un certo modo. E invece quello che è successo è che è proprio la generazione di quarantenni, che è una di quelle più depoliticizzate, scusami, che è una di quelle più depoliticizzate degli ultimi, e noi adesso siamo quella che arriva subito dopo. Io ho una paura fottuta del fatto che subito dopo ci saremo noi che faremmo gli stessi errori, perché mi sembra che anche alcuni dei miei compagni eccetera vadano in una direzione realismo, scetticismo. Addirittura l'ultima volta ho parlato con un ragazzo con cui, diciamo, ho sempre avuto dei discorsi molto alti, ci siamo scontrati eccetera, e mi diceva: secondo me ci sono delle generazioni che, come dire, non hanno un ruolo fondamentalmente, che non cambieranno un cazzo, e noi dobbiamo accettare il fatto che non cambieremo un cazzo. Io fino a qualche anno fa criticavo voi e pensavo: minchia, guarda questi quarantenni che non hanno fatto niente. E adesso mi ritrovo lì che probabilmente anche la mia generazione farà poco. E in tutto ciò, per tornare al discorso del 2001, Genova ha un ruolo fondamentale. Tante persone lì hanno smesso per un trauma gigantesco. Volevo mettere in prospettiva due cose, cioè numero uno, c'era Berlusconi al potere come primo ministro, e ricordiamo che Berlusconi possedeva di fatto tutte le televisioni private, e nel momento in cui era primo ministro, in quel momento possedeva tutte le televisioni in Italia. Dunque la sua storia è: guardate questi delinquenti che spaccano le vetrine, noi li abbiamo un po' menati e arrestati. E la maggior parte degli italiani, e intendo quelli che guardano Domenica In, ha dato ragione a lui. Per cui, cioè, noi che siamo andati a Genova e siamo stati testati, ci sentivamo impotenti nel raccontare quella che è stata la narrativa. Perché poi considerate un'altra cosa, e se andate su YouTube questa cosa è proprio confermata. Il footage della gente pestata dalla polizia è scomparso, cioè ne trovate qualcosina, trovate qualche filmato di media, ma quello che addirittura gli italiani hanno visto su Rai 1 non è mai stato riproposto da nessuna parte.
E questo per farvi capire quanto potente è una macchina che lavora per cancellare quel tipo di narrativa. Dopodiché la mia generazione, i trentenni che erano andati a Genova politicamente impegnati da sempre o comunque abbastanza impegnati da capire che quello era il posto dove andare, sono andati nel panico. La mia generazione è stata colpita più forte da questa cosa, che non ci siamo depoliticizzati, nel senso che il nostro diritto di voto abbiamo continuato a esprimerlo, però sicuramente avevamo paura di morire quando andavamo in piazza. Come dice Gassman, i mostri, i cazzotti fanno male, cioè a un certo punto noi non stiamo più nel mondo delle favole e delle teorie, noi abbiamo assistito a una vera repressione, magari ce ne sono tante altre che non, che, di cui non ci accorgiamo, ma quella lì è nata in un modo perché è stata proprio teorizzata a tavolino e ha prodotto, dal punto di vista generazionale a cascata, degli effetti che sicuramente non venivano ipotizzati. Questa qua che noi viviamo adesso, secondo me, è la vera repressione. Nasce in un modo e a valanga diventa altro. Lo shock del G8 è vero che per noi è stato un grande spartiacque e ci siamo fidati poi poco. Ogni manifestazione di piazza per noi è stata vissuta con un certo patema d'animo. Quindi ci ha voluto tanto anche per noi per elaborare comunque. Io tante volte, anche quando parlo ai miei studenti, dico sempre: voi dovete considerare che a un certo punto a noi è andato in crisi il sistema di sicurezze e di valori nei quali eravamo cresciuti. Cioè, io invece sono stato uno di quelli che per anni diceva: sì, però se tu vai in giro con un estintore in mano, che cosa ti aspetti? E in questo senso, cioè, dico, meno male che ci sono delle persone che raccontano la storia, che insegnano la storia. Io lavoro con le immagini e ho fatto anche fotogiornalismo, sono state in manifestazioni, eccetera. Se uno prende quelle immagini, cioè vede solo quello, pensa che appunto ci sia una persona che va in giro con un cazzo di estintore e quindi rischia che a un certo punto possa succedere quello che è successo. Ci ho messo tantissimo tempo a capire l'importanza della storia e capire che, cioè, non è un'immagine che racconta tutto quanto. In questo senso non è vero che le immagini dicono più di mille parole, ma le immagini hanno bisogno di mille parole o almeno di una didascalia semplice per spiegare come si arriva a questa cosa qui. E quindi, per esempio, il tema della violenza ci ho messo tanto tempo prima di capire che dipende da quello che c'è prima, fondamentalmente. Però se non c'è l'aspetto storico, se non si insegna, se non si capisce l'importanza della storia, cioè andiamo a, non so come dire, mi viene in mente, se non prendiamo Benjamin e capiamo che la storia è fatta dai vincitori e non dai vinti, cioè non andiamo da nessuna parte. Più ci allontaniamo dall'argomento dal punto di vista temporale, più documentazione sullo stesso argomento esce, più farsi un'idea diventa sempre più complesso per chi non ne sa nulla. Cioè, ormai siamo a livello di saggistica con G8, non siamo più a livello di vabbè, tiriamo fuori un presepe di quello che succedeva, capito? Cioè, 20 anni sono tanti, e tutti quelli che prima avevano 20 anni non li hanno fatto almeno un libro, più interessati. Una uscita di roba. Comunque bisogna anche dire che il 2001 è stata una cosa. Poi è arrivato Aldrovandi nel 2005, poi c'è stato Stefano Cucchi. Noi ci siamo abituati progressivamente a un livello di violenza che è cresciuto esponenzialmente da una parte e dall'altra. E quindi ormai siamo nella violenza e anche questa, secondo me, è una conseguenza di questo tipo di repressione. Cioè la repressione ha alzato l'asticella della violenza, solo che il problema è che, secondo me, la violenza è un elemento che non può essere così controllato, cioè, se cresce dalla parte del potere, cresce anche dalla parte di chi la subisce. Le singole situazioni magari appunto derivano da, come dire, singoli casi, però poi appunto sarebbe più interessante, cioè sarebbe anche interessante capire il discorso del conflitto, cioè, come dire, lotta di classe, facciamola così.